porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. In previsione del giubileo, il Papa chiede una grande amnistia che sarà destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell'ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di nuovo nella società portando il loro contributo onesto. In particolare, il Santo Padre ha pensato di concedere a tutti i sacerdoti per l'anno giubilare la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di cuore che ne chiedono appunto il perdono. Secondo lei il Papa ha fatto bene o male? Allora, è un problema francamente che mi interessa poco. Perché sono atea, non mi interesso delle questioni, non considero l'aborto un peccato, quindi penso di essere una persona poco adatta a rispondere. Da esterna, da atea, crede che l'influenza del Santo Padre sia esagerata sulla società di oggi oppure no? Diciamo che secondo me il Papa ha pieno diritto di esprimere le sue opinioni e i cattolici devono fare i conti con questa figura di Papa che è così diversa da quella dei Papi precedenti. È un problema tutto interno alla Chiesa, secondo me, per quanto riguarda l'influenza sulle leggi dello Stato e degli altri Stati. Naturalmente penso che il Papa non dovrebbe intromettersi, cioè la sua è una posizione che riguarda, credo, le coscienze, no? Quindi lui è, secondo me, ha pieno diritto di dire ciò che crede e ha il dovere di dare delle direttive per i credenti. Per quanto riguarda l'aborto, naturalmente auspico che tutte le conquiste che ci sono state non vengano, come dire, riviste. Ha fatto bene perché è giusto che ognuno che si pentisce riceve anche la grazia del Signore, almeno io la penso così. Qualcuno dice che questo Papa è troppo permissivo, di manica larga, che nella società di oggi dove non ci sono più valori forse sta un po' troppo esagerando. Lei cosa ne pensa di chi ritiene che tutto ciò stia avvenendo? No, ritengo che il nostro Papa è meraviglioso e ha delle idee giuste e anzi sta da parte da coloro che sono più bisognosi. Quindi le idee di Ratzinger, per esempio, che era sicuramente più tradizionalista, più conservatore, non le mancano? No, assolutamente no. A parte che anche lui è stato un Papa bravo, ma Papa Bergoglio è veramente meraviglioso. Secondo me sì. È giusto? Sì. Come mai? Uno c'ha la libertà di scelta, secondo me è giusto perdonare. Uno può scegliere della sua vita, può scegliere di perdonare, può scegliere di abortire, quindi. Dicono, nella società di oggi non ci sono più valori, i giovani non hanno più valori, se anche il Papa comunque non cerca di proteggere questi valori, forse esageriamo un po' troppo. Cosa ne pensi? Sì, beh, purtroppo bisogna cambiare anche il pensiero, perché questo era un pensiero vecchio, adesso invece andando avanti bisogna essere un po' più elastici, insomma, secondo me, ecco. Quindi essere elastici non significa non avere valori? No. Papa Ratzinger, pensi che stesse facendo un lavoro migliore oppure no, il Papa precedente? Insomma, mi sembrava più rigido lui con certi pensieri, ecco. Invece quello di adesso sembra già più elastico, più moderno, tra virgolette, non lo so.